Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere benvenuti. E io sono Davide, ma qua l'importante è Matteo Barbieri, l'autore del libro Terre Rare, che oggi andiamo a presentare. Terre Rare è un libro che ricade all'interno del genere speculative fiction, che sono nomi che probabilmente alcuni di voi già conosceranno, anche meglio di me. Ok, allora, in generale è fantascienza, diciamo, però la fantascienza intesa nel senso di narrazione del possibile, di ciò che potrebbe accadere. In particolare in questo libro a me piace dire che Matteo ha utilizzato l'ambientazione per mettere i personaggi all'interno di una situazione, i personaggi e la razza umana in genere, all'interno di una situazione ipotetica però che potrebbe essere molto reale, adesso andremo a vedere di quale situazione si tratta, e ha immaginato come l'umanità e i personaggi in particolare, perché naturalmente si tratta di un romanzo, quindi una narrazione di personaggi, vanno a reagire. Qual è questa situazione particolare? Allora, come sappiamo, il mondo già ad oggi è, forse non ancora sovrappopolato, ma tenderà ad esserlo nei prossimi anni e decenni. Il sistema alimentare che abbiamo ad oggi, basato sull'alimentazione animale, soprattutto nei paesi sviluppati, diciamo, non è sostenibile. Eccessivo consumo d'acqua, eccessivo consumo di risorse. Si dice che le mucche sono uno dei più grandi contributori anche dell'effetto serra. E quindi già da anni, lo potete trovare su internet, anche su YouTube, ci sono dei video in merito, è un tema molto di attualità proprio, e si stanno pensando a fonti alimentari alternative, ok? A parte la spinta verso di più al vegetarianesimo, insomma, perché mangiare più vegetale è meno impattante nei confronti delle risorse, ma naturalmente si cerca anche di trovare quelle soluzioni, diciamo, che permettono di continuare a vivere lo stesso stile di vita, ok, senza però impattare così tanto sull'ambiente. Quali sono queste soluzioni? Gli OGM, si dice che gli OGM in realtà saranno forse le uniche coltivazioni che potranno permetterci di sostenere una popolazione di 10, anche più miliardi di persone, perché sono le uniche che possono adattarsi a condizioni climatiche estreme, irrigazioni non abbondanti come dovrebbero, eccetera, eccetera. Ma ci sono tantissime altre ipotesi, una di queste sono le alghe. Che in realtà sono già utilizzate. Che in realtà sono... Ma nei paesi orientali sono parte della cultura alimentare da secoli. Anche qua stanno arrivando, magari all'inizio più come una moda, se vuoi, però può darsi che diventino necessarie fra un po'. Nel tuo libro, Matteo, le alghe non sono una moda, no, ma sono una realtà. Sì, spiego io come ci si arriva? Ah, come preferisci? Sì, io praticamente ho preso questo tema e l'ho sviluppato, appunto, essendo comunque fantascienza, quindi facendo speculazione. Cosa vuol dire fare speculazione, giusto per collegarmi al suo discorso? Vuol dire portare, come diceva lui, una situazione, vuol dire parlare delle persone, dei personaggi in una situazione estrema e vedere a quali conseguenze si può arrivare, no? In questo caso la conseguenza, la situazione di partenza da cui partiamo sono le alghe, ma non è l'alga normale, l'alga terrestre, di quelle che già conosciamo, la spirulina e queste qui che già si mangiano. È un'alga completamente nuova, inventata ovviamente, scoperta addirittura su Marte, per cui viene scoperto questo organismo dalle proprietà strabilianti, molto superiore a quello delle alghe terrestri, viene portato sulla Terra e da lì coltivato. Quindi si parte dal ceppo, diciamo, originale di questa alga pluricellulare marziana, e da lì viene coltivato per risolvere tutta una serie di problemi. E quindi, e poi la conseguenza, la prima conseguenza che racconto, insomma, nel libro è il fatto che tempo 5 anni, tempo si esama anche meno, anzi qualche anno, l'alga diventa una possibile soluzione alle carestie, alla fame nel mondo, e quindi anche alle disparità in qualche modo che colpiscono quello che è il terzo mondo e che sono esponenziali, se si pensa andando verso il futuro immediato, 2050. Mi ero un po' documentato, insomma, sui dati reali per poter costruire questo mondo utopico, e quindi in cui c'è questa nuova fonte miracolosa di cibo. E si parlava nell'ONU, questo è un dato reale, l'ONU nel 2050 prevede 10 miliardi di persone,
più di metà dei quali alla fame, perché ovviamente non sono in Europa questi miliardi di persone, ma sono molto in Africa e in Asia, quindi paesi che sono in difficoltà. Praticamente quindi questo scenario non accade, anche accade lo scenario inverso, no? Sì, e c'è una soluzione a questa. E quindi uno scenario che parrebbe utopico, ok? Uno scenario utopico dove, perché l'AGA naturalmente non è solo una soluzione alla fame nel mondo, come espediente narrativo diventa anche un modo, e diventa, allunga la vita delle persone proprio, è quasi una cura per i cani. Sì, ha proprietà, diciamo, ha proprietà cellulare, ha suo metabolismo cellulare, per cui inizia a diventare quasi una panacea, no? questo miracolo che viene dal cielo, è proprio un miracolo sceso dal cielo, di fatto, quello era l'espediente narrativo, sì. Anche un po' ironico, se vuoi. Certo, ma è un espediente narrativo che serve. Sì. Serve per fare tutto il resto della storia. Perché naturalmente utopia faremo con distopia. Quindi noi la narrazione comincia con il protagonista che addirittura si trova a fare geologo in Africa, quindi una terra dove il bisogno è molto sentito, dove la fame è molto sentita, e vive questa trasformazione, vive l'avvento dell'alga e vive un passaggio che in 5 anche meno anni, sì, anche meno. La fame in Africa non esiste più. Ok? E la vita media è aumentata, le malattie diminuite, utopia, no? Ma utopia, come si dice, fa rima con distopia, e secondo me la parte più interessante del libro, che è da qui la prima domanda, diciamo, un po' tematica, è questo fatto che naturalmente c'è un contrappasso, ok? C'è un contrappasso per questi benefici. Alcuni esseri umani, probabilmente grazie all'alga, non dici però la sensibilità. Sì, è molto evidente, insomma. Cominciano a sviluppare poteri paranormali, non proprio lettura del pensiero, ma diventano recettivi alle emozioni degli altri. Se ben allenata, questa capacità permette non di leggere il pensiero, ma quasi. Naturalmente queste capacità cominciano ad essere frutto di interesse da parte di tutti. Poteri occulti, vabbè, prima di tutti i governi, le università per lo studio, ma anche poteri occulti, ma anche proprio le mega corporation che vorrebbero utilizzare queste persone. La storia, naturalmente, adesso non andiamo a dire tutta la trama, naturalmente il protagonista, che si chiama Alan Medas, è uno di questi recettivi e si ritrova coinvolto suo malgrado all'interno di questa lotta di potere per accaparrarsi i poteri dei recettivi per poterli usare. Ma ancora al di là di questo è un punto di interesse che io ti vorrei chiederti di parlare, è questo fatto che all'interno del libro proprio l'utopia non può esistere. Nonostante l'umanità si ritrovi curata di ogni sorta di bisogno o quasi, il conflitto tra i potenti, tra le persone, non è per questo curato, ma anzi si sposta solamente appunto in questa lotta per il controllo dei recettivi, giusto? Sì, si può dire che vanno esattamente così le cose. Il concetto è che, allora, partendo dal presupposto che mi interessava scrivere di un mondo appunto in cui le cose per una volta andavano meglio e non peggio, quindi non di scrivere di una distopia, ma di un'utopia. E a parte questo, il problema è qual è? Che l'utopia, se ragioniamo anche un attimo sul termine proprio, che insomma l'origine del nome, l'utopia è un luogo che non puoi raggiungere, è un luogo utopico, non c'è una traduzione, perché l'utopia stessa si autodefinisce. Quindi se non lo puoi raggiungere, ma credi di averlo raggiunto, che cosa ci sta sotto? Probabilmente una facciata. E motivata è sotto alla base da quello che dicevi tu, giochi di potere sostanzialmente, che hanno interesse a far sembrare l'utopia un'utopia, hanno interesse a risolvere certe disparità, persino la fame nel mondo, ma non ce l'hanno perché sono altruiste, ce l'hanno perché è un interesse. Quindi qui probabilmente insomma c'è un po' il pessimismo cosmico in azione, nel senso che non è un libro ottimista da questo punto di vista, non parla bene degli esseri umani, credo. La fantascienza è difficile che parli bene degli esseri umani, però che mi ricordo. Però diciamo che è molto interessante dal punto di vista di questa lettura, perché se diciamo che altri scrittori come George Orwell, ad esempio 1984, cercano di dimostrare che il conflitto sia necessario come distrazione di massa, perché in 1934 le varie potenze mondiali
si confrontano in un conflitto perpetuo che non è fatto per terminare, deve continuare ab infinitum per salvaguardare la struttura di potere costituita, perché se il conflitto esterno finisse, la gente si accorgerebbe che vive in uno stato degradante, di povertà, di vessazione, eccetera, eccetera, e si rivolterebbe all'interno verso il proprio governo. Quindi il conflitto viene utilizzato dal potere come una distrazione di massa. Qua è del tutto inverso, perché qua non c'è una popolazione da tenere a bada perché ha fame, perché muore, perché è vessata in qualche maniera. Non ci sono dittature in questo momento. No, assolutamente. È una dittatura subdola. È quello a cui probabilmente stiamo andando a suon di... Beh, qui sarebbe un altro discorso, però... è un lavaggio del cervello subdolo. Nessuno ti dice, nessuno ti dà degli ordini. Tutti ti suggeriscono tramite social network, tramite tutta una serie di meccaniche positive. Non c'è più dittatore con la frusta, ok? Ci sono. Quindi, c'è Facebook, c'è Zuckerberg, non tanto per. E quindi nomi. Il conflitto in questa narrazione non è dettato da una situazione di bisogno, lotta per le risorse, spazio vitale o cose del genere, è qualcosa di insito, qualcosa che diciamo, poi dopo potrete leggere voi il libro e farvi la vostra idea, perché è una cosa molto bella del libro e che naturalmente non dà risposte univoche, ve le potete trovare voi. Però è qualcosa che c'è nonostante la situazione di bisogno e continuerà ad esserci nonostante la situazione di bisogno sia stata completamente risolta. Sì, assolutamente. È stata risolta, o perlomeno è stata risolta a livello di facciata. Ho lasciato sempre un po' di ambiguità, perché ovviamente non scrivi un romanzo per dare risposte su come risolvere le crisi mondiali, cioè ci mancherebbe, non sono nessuno per poterlo fare. Io ho fatto innanzitutto, adesso da ovviamente stiamo parlando di grandi temi, di massimi sistemi, in realtà il libro è essenzialmente la storia di una persona, di questo ragazzo, questo tizio, che è fondamentalmente uno sfigato, come potremmo esserlo tutti, viene coinvolto suo malgrado da fatti più grandi di lui e si trova a doversi adattare e gestire cose più grandi di lui. E quindi tutto è filtrato attraverso i suoi occhi, è la sua opinione quella che leggiamo e veniamo a sapere di questi fatti anche mondiali attraverso di lui. Perché ovviamente non è un saggio, quindi i romanzi devono fare questo. Certo. Passiamo al protagonista. Quando lo vuoi, io lo so, io sono te. No. Allora, il protagonista del libro è Alan Medas, ed è praticamente un geologo che si ritrova senza lavoro perché oramai gli investimenti di punto in bianco si spostano tutti verso l'alga. Non c'è nient'altro in cui valga la pena investire, perché l'alga è il cibo del futuro e quindi lui si ritrova senza lavoro, perché a nessuno interessa più a un certo punto scavare la terra, cioè c'è roba più lucrativa da fare. Si trasferisce, dopo la prima parte del libro, quindi è costretto a trasferirsi in una città che si chiama Brena, in cui però lui trova la felicità. Privato del lavoro, e lui però conosce una ragazza, Arianna, e trova la felicità. Una felicità a cui lui proprio non vorrebbe rinunciare, diciamo di no. Ecco. A cui però è costretto a rinunciare da questa sua condizione che lo rende una persona molto desiderata. Viene praticamente, qua il libro è molto bello, perché non è che, cioè, non si capisce se viene sequestrato oppure se ci vuole alla fine andarci lui, no? Sai, è un po' curioso, un po' la curiosità delle, insomma, lui sostanzialmente è contrario a... Lui non vuole essere usato, ok? Però... Scusa, perché non ho detto che cosa. Lui viene costretto oppure convinto ad unirsi a un programma per lo studio dei recettivi. Sì, di queste persone con questa facoltà che appare dei punti bianchi, che non sanno neanche loro, mettono in relazione all'alga, perché è fondamentalmente l'unico cambiamento in grado di giustificare questa cosa, però non è in fase di studio, quindi non è ancora chiaro. E lui sì, è curioso, però sa che potrebbe finire a essere una cavia da laboratorio, quindi ovviamente non è così convinto. E viene un po' trascinato all'interno di questo progetto, un po' così affascinato anche dalle possibilità, perché comunque sai, ti offrono soldi, sicurezza e tutto, e la possibilità anche comunque di conoscere questa percezione, ecco, che lui ha, e che comunque lo mette in uno stato di ansia, per cui è un po' come, si sente un po' come un malato, no? Che vuole essere curato in qualche maniera. E quindi volente o nolente ci va. Perfetto. E da lì iniziano una serie di vicende per cui lui, insomma, la vive un po' male. Dopo abbiamo raccontato solo la prima metà del libro, nessuno spoiler. Sì, no, perché naturalmente lui ha già accennato a questo aspetto, gli offrono un sacco di soldi. Da quando è che le università, per farti partecipare a un progetto di ricerca, ti offrono un sacco di soldi?
che benefit. Non in questa terra. Non in questa, e perché? E lui naturalmente sviluppa questa consapevolezza che tutti questi soldi devono venire da qualche parte, ci sono degli interessi occulti in gioco. E qua c'è un altro tema. Ma anche tutto occulti, nel senso che vengono abbastanza palesati, secondo me. Sì, giusto. Occulti, diciamo, magari una cosa mistica, in realtà sono. No, è giusto. Abbastanza palesati, sì, giusto, giusto. Occulti nel senso che perlomeno non sono a conoscenza, o sembrerebbero sì, non essere a conoscenza, certo, della capoprogetto Irma Halo, che si muove nell'ombra, diciamo, sì. E quindi tra la Medas e Irma Halo si sviluppa un conflitto molto forte, che è però, e qua è il secondo tema di cui volevo parlare, che secondo me è molto interessante all'interno del libro, il fatto che, allora, in narrazioni anche più recenti, come ad esempio, non lo so se voi avete dimestichezza, Divergent, Hunger Games, sono film che sono più per un target adolescenziale, ok? Comunque c'è sempre lo Young Adult, di fatto. Sì, lo Young Adult. E sono comunque sempre realtà distopiche in cui c'è un potere che mantiene l'ordine, appunto, attraverso uno stato di vessazione perpetrato verso la popolazione. Naturalmente c'è una persona che si ribella e si scontra con questo potere definito come malvagio, e che rimane malvagio per tutto il tempo. Non c'è mai un dubbio che sia malvagio, no? Cioè, è il cattivo. È il cattivo. Okay. Qua invece, in questo libro, la cosa bella è che il progetto a cui Alamedas viene più o meno costretto ad unirsi, è molto chiaro che coloro che, soprattutto la direttrice Irma Halo, non è qualcosa di malvagio. Non è che... Giusto? No, non è intrinsecamente malvagio, anzi, anche io vedo anche questo progetto e questa tizia, insomma, che lo gestisce come una vittima di quello che è il, appunto, l'interesse, la cupola di interesse che sta sopra tutti, quindi no, non è malvagio. Forse anche il malo è all'oscuro. Sì, decisamente, fa la parte magari dell'imbranato, se vuoi, ma non certo della cattiva. Mm-hmm. Ma si capisce anche questo da subito. Alan si fa un'opinione in merito a riguardo, e che non è necessariamente quella del lettore, perché però, certo. Sì, sono d'accordo. E il modo in cui parlavi di Young Adult, scusa, perché? Perché il potere che tenta di accalappiare il protagonista e di mantenerlo all'interno delle regole precostituite, certo, viene definito come malvagio. Tu mi vuoi far partecipare agli Hunger Games, tu mi vuoi mettere in una categoria all'interno delle categorie di Divergent, sì, eccetera, eccetera. Io mi ribello, ma perché ciò è malvagio? In questa narrazione invece io la vedo un po' diversa, perché loro lo vogliono mettere all'interno di un sistema di potere, ma non perché sono cattivi, no? No, non direttamente. Sì, ora infatti mi è tornato in mente quello che pensavo quando hai accennato il tema. Il discorso della ribellione, in buona sostanza, alla fine è un topos narrativo abbastanza inevitabile, quello della ribellione, se vai a parlare su certe tematiche. Quindi lo Young Adult è sicuramente giocato tutto su quella parte, perché metti una distopia, le cose vanno da schifo, c'è il classico eroe, che sa da antieroe, più probabilmente antieroe, che cambia lo stato delle cose o ci prova. Però ci finisci, anche se non, ovviamente non volendo scrivere assolutamente uno Young Adult, anzi per nulla, però quando vai a parlare di certe tematiche, una riflessione che facevo anche qualche tempo fa in un ambito di un'altra presentazione, un po' con un po' di gente, finisci per forza a parlare di distopie e comunque di, appunto, di ribellioni, di poteri costituiti, e se vai ad affrontare certe tematiche. E alla fine credo che siano anche, cioè, sono attuali, e una ragione del fatto, un motivo per cui lo vediamo, sono abbastanza diffuse, insomma, queste tematiche, e riscontrano abbastanza successo, lo possiamo vedere appunto dal modo in cui spopolano, appunto, certi film come quelli che hai accennato tu, o anche serie come mi viene in mente Il racconto dell'ancella, che non è un Young Adult assolutamente, ma come Orwell va proprio a colpire quel tipo di tematiche. E il fatto che sia diventato così popolare, perché c'è la serie TV, a cui è tornato in auge anche il libro, è un segno probabilmente dei tempi. Cioè, come anche Black Mirror, adesso oggi si doveva parlare, insomma, anche un po' in generale di queste tematiche, di questi libri, autori o altri fenomeni come serie, film, di speculazione, che poi in realtà la fantascienza ha sempre fatto speculazione, anche quando parlava di navi spaziali, non è nulla di nuovo sotto il sole, semplicemente è venuta alla luce del grande pubblico una fetta di fantascienza che è appunto incentrata su tematiche più sociali,
più legati soprattutto alla tecnologia, come Black Mirror parla appunto di smartphone e di tecnologia digitale in generale, e per cui la gente li tasta con mano tutti i giorni, quindi sai, è un punto parlare di colonizzazione dello spazio, è un punto parlare di social network e di storie come quella di Blue Whale, no? per dire, purtroppo una storia vera, cioè, però sembra un film, se ci pensi sembra un romanzo. Quello di Blue Whale, conoscete? Vi ricordate Blue Whale? Il caso di Blue Whale qualche anno fa è stata una campagna su Facebook in cui contattavano... Non so se era Facebook, però era tramite un canale social. Contattavano ragazzi, adolescenti, mi pare. E cominciavano a sfidarli a fare cose sempre più pericolose. Esatto, fino a suicidarsi. E c'è gente che si è suicidata perché... L'ha fatto davvero. Esatto. Questo è abbastanza allucinante, se ci pensate. E sembra appunto un film, no? In realtà non lo è. Quindi... Sì. Quindi se posso spezzare una lancia del tuo libro è il fatto che a differenza di tutte queste narrazioni dove ci sono dei cattivi, c'è un buono, naturalmente il buono guarda caso ha la bontà insita dentro se stesso, decide lui cosa deve fare, va sempre bene, no? Qua è la situazione un po' più complessa, perché il progetto appunto non è malvagio, ok? Sta portando a conseguenze nefaste che non vi raccontiamo, se no avremmo raccontato il libro, però non è malvagio. E secondo me questo, chi ha fatto la bomba atomica, per dirne una, non era Oppenheimer, non era malvagio probabilmente, anche se ciò che ha realizzato è stato usato e ha portato a conseguenze nefaste per l'umanità. Poi per fortuna non ci siamo estinti, non c'è stata la guerra nucleare, però ci siamo andati vicino. C'era questa concreta possibilità che è stata il terrore per molti anni della guerra fredda. Ma questi scienziati qua sicuramente non lo facevano per ambizioni di dominio globale, distruzione di massa, non erano i cattivi della Marvel. Ah no. E non erano gli scienziati pazzi. No, la realtà era molto più complessa. Era gente che non poteva fare a meno di scavare sempre più in profondità all'interno di un ambito scientifico, come fanno gli scienziati, secondo me, all'interno del tuo libro. Ci provano. E ci finiscono in mezzo. E continuano a dirsi, però non è vero, non, a me non mi sta sfruttando nessuno, non c'è niente dietro, io lo sto facendo per la scienza, capito? E quando qualcuno glielo va a dire, in questo caso il protagonista non smette di ripeterlo per tutto il libro, guarda che ti stanno fregando, guarda che c'hai gli occhi chiusi, guarda che non ti stai rendendo conto. Irma Halo, che è la rappresentante di questo ordine, continua a dire, ma se tu che sei paranoico, vedi le cose dove non ci sono, eccetera, e poi potrete scoprire come va a finire, insomma. Sì, in realtà nel libro per questioni narrative c'è sempre un cattivo, cioè non un cattivo però con la C maiuscola come dici tu, è semplicemente l'antagonista. In questo caso c'è una figura destabilizzante, io la chiamo la figura destabilizzante in questo caso perché è quella che spezza l'equilibrio. Chiaramente un romanzo non può funzionare senza un conflitto, sapete, penso tutti se leggete che il conflitto è alla base di qualunque storia. Sì. Anche della quest, del fantasy, dove l'eroe parte per distruggere l'anello oppure per qualunque altra cosa. Sì. C'è un conflitto. Allora, in questo caso, i conflitti principali sono quelli che tu hai appunto descritto molto bene. Anzi, ti ringrazio perché hai fatto un'analisi veramente mi ha colpito. Però c'è anche una questione più umana, nel senso che appunto abbiamo un protagonista che deve affrontare una minaccia diretta direttamente a lui. Sì. Ok, è la sua vita in gioco, quindi... Ci sono degli elementi che la destabilizzano, i cattivi, fra virgolette, del romanzo, che poi non possiamo dire perché ovviamente altrimenti andiamo veramente a dire troppo, insomma, non mi sembra il caso. Non capivo cosa. E niente. No, perché siamo più o meno siamo. Sì, siamo arrivati alla fine. Partecipate tranquillamente, qua sì. La cosa bella sono le interazioni. Io non so se è possibile, perché se risponde sulla Terra che è un argomento di conversazione, non è di varie culture, ma la cucina dice? Sì, ho capito bene. La ricchezza dei sapori, le diversità dei sapori, che insomma si può dire una ricchezza, no? Che una delle culture della Terra, no? Ora questo futuro che tutti immagino, sempre nella la scienza, questa alga, ma che sapore ha? E a cosa si sostituisce? Cioè, si sostituisce la carne oppure si presta a mantenere questa ricchezza di sapori? È una.
nel senso che vorrei fare delle pillole che avrebbero permesso di superare la, il problema della fame, no? Sì. Però che tristezza, non si sono più pillole. Sì, si immagina. L'unico sapore rende la vita riduttiva, ecco. Però nello stesso tempo, adesso, appunto, mi sembra tutto un articolo che parla della risposta che stanno scorrendo sugli abbinamenti dei sapori, stanno facendo l'esempio sui sapori con gli ingredienti vegetali, perché anche appunto per una certa fetta dei consumatori stanno andando verso il vegetarianesimo, sì, il veganesimo. E allora vogliono arrivare a imitare i sapori che dà la carne, sì, abbinando tanti vegetali, proprio per mantenere questa, insomma, cultura di sapori che abbiamo, che è anche la nostra ricchezza. Tu hai considerato questi aspetti oppure non c'entrano niente? No, no, li ho considerati. A parte che mi è fatto venire in mente che tra le cose che potrebbero sostituire, insomma, o aumentare la quantità di cibo realmente per i problemi che dicevamo prima, c'era proprio anche la carne artificiale, tanto per pensare a cose in sapori, probabilmente carne artificiale costruite dalle cellule staminali, che sono già una realtà, nel senso che erano già creati, e poi le microproteine che diventano una roba tipo una poltiglia di funghi e muffa, cioè muffe ovviamente no, le muffe del muro, muffe commestibili, però cose dall'aspetto sicuramente non invitante, e sono già realtà queste qua. E nel caso dell'alga, io era abbastanza determinante per far funzionare lo scenario, questo aspetto, per cui l'ho pensata come un alimento che non ha sapore, e di fatto le alghe non hanno un gran sapore in realtà, non ha sapore, viene utilizzata per le sue proprietà, ma viene inserita in tutti gli alimenti a scala industriale, per cui te la ritrovi in qualunque etichetta, in qualunque confezione del tuo supermercato, la ingerisci. È quello che fanno oggi con la soia. Perché ci sono i cibi a base di soia, più o meno. Non a questo livello, ma però si va magari in quella direzione, sì. E quindi cosa succede? Che tutto questo sicuramente appiattisce il discorso dei sapori. Infatti c'è una scena all'inizio del libro in cui, anzi non è all'inizio, è all'inizio della seconda parte, quando lui è in città e gira con la sua ragazza così, e in una strada di ristoranti, e incontrano questo ristorante di uno chef all'antica, in cui che prepara tutto senza alga, ed è diventata una moda il cucinare senza alga, proprio per ritrovare quei sapori che si stanno perdendo, perché tutto sta diventando come le poltiglie, il sapore quasi, insomma. Quindi l'ho considerato, perché secondo me, per rendere realistico quel tipo di mondo, essendo una cosa quotidiana, cibo, non è una cosa cui puoi passare sopra, dovevi insomma, dovevo farci attenzione. E quindi non so se aveva funzionato, però ci ho fatto caso. Ecco, assolutamente sì. Infatti c'è una scena in cui lui si stupisce che c'è pure nella birra. Ha preso una confezione di birra finché in Africa, per consolarsi delle sue sfighe amorose, e guarda, e c'è Narciso pure nel... Narciso è il nome commerciale di questa alga, per via del colore, così. E c'è questa etichetta, c'è dentro anche la birra. E quindi lui lì inizia a capire che sta diventando qualcosa di importante, ancora prima che lui realizza di fatto il cambiamento che sta arrivando. E naturalmente a Brena, nel primo mondo, ci sono i ristoranti dove ci si può permettere ancora di mangiare. Esatto. In Africa non c'è una scelta. In Africa sono contentissimi perché arrivano derrate alimentari e loro, cioè, stanno vivendo un momento paradisiaco, insomma, un idillio. Questo idillio che in realtà poi è poi l'oggetto della critica che poi segue nel resto del libro, insomma. Sì. Per fare uno slogan, il sapore diventa un lusso per chi se lo può permettere. Ecco, sì, sostanzialmente è quello. Non so se questo risponde alla domanda, però... Vabbè, siamo qua finché non ci buttano fuori, io. Che mi rimane della voce. Il nome Narciso non può attribuito a questa
derivato soltanto dal colore o c'è qualche altra motivazione? No, guarda, cercavo... No, non c'è una motivazione psicologica. Cercavo un nome che fosse un nome abbastanza buffo, devo dire. Pensando al colore che poteva avere quest'alga, che non è verde ma è ambrata, gialla, ho pensato a questo nome Narciso che ti lascia un attimo lì, tu pensi un'alga che mangi si chiama Narciso, cioè fa un po' surreale, no? E allora ho pensato che fosse l'idea, probabilmente c'erano mille altri nomi più efficaci da un punto di vista narrativo, credo, però mi è venuto questo. È un oggetto di battute anche nei dialoghi, un paio di punti del libro, perché è stupido fondamentalmente, no, sa un po' di... No, cioè è buffo, per me è buffo, fa ridere, non so. Sicuramente è un libro umoristico molto bene, nessuna ride, quindi no, vabbè, sicuramente meglio com'è Maris Filum Australis. Maris Filum Australis me lo sono imparato bene perché ho ricevuto critiche a una presentazione per non ricordarmi il nome della mia stessa alga, nome scientifico, quindi giustamente ora l'ho imparato. Maris Filum Australis, Maris perché viene da Marte, Filum è reale, diciamo un nome adesso non mi ricordo se è il genere o cosa, comunque nome botanico che esiste realmente, e Australis è la zona dell'emisfero australe di Marte in cui viene ritrovato. Pensato a tutto, eh? Dai, che sono i dettagli che fanno... È una lezione che uno impara per spese, quei dettagli nei libri. I dettagli fanno realismo, quindi più ne metti più funziona di solito. L'ho imparato a mie spese con i precedenti tentativi. Posso dire anche un'altra cosa, la scelta di Narciso che è avvenuta luogo quando l'hai nominato, ma hai detto che questo tipo di narrazione è speculativa, ma nel senso che diciamo, è un tipo di fantascienza che è un po' più realistica, a differenza per esempio invece di quella di che attiene i viaggi nello spazio. Cioè, diciamo che è un qualcosa di più fattibile, qualcosa di un po' più fattibile nella realtà. Sì, allora ci sono sempre, state due correnti principali di fantascienza, quella chiamata hard science fiction, hard non perché ci siano cose spinte, ma perché è quella tecnologica, dove parla soprattutto di, ai tempi parlava soprattutto di navi spaziali, colonizzazione dello spazio, quindi tecnologie futuristiche, robot. Poi adesso magari è più verso una tecnologia di altro tipo, però è comunque una componente tecnologica importante, e quella più, se vuoi, specialmente nell'epoca classica, era più estraniante rispetto alla condizione, alla terra insomma, attuale, alla condizione, alla realtà. Mentre poi c'era un'altra corrente che era quella di una fantascienza più legata ai temi sociali, quindi un po' più anche, se vuoi, surrealista, cioè andava dal, diciamo, adesso faccio dei nomi, Philip Dick, che è poi l'autore del romanzo qui è stato tratto il film Blade Runner o Minority Report con Spielberg, non so se qualcuno ha visto questi film, e anche un paio di altri film molto brutti che avete dimensionato, questi erano i due film belli, oppure ad esempio James Ballard, per cui non ci sono film famosi fortunatamente perché non funzionerebbero, però ha fatto tutta una serie di romanzi incentrati, sì c'è una parte di fantastico ma soprattutto incentrati su psicologia, evoluzione sociale e quant'altro. La narrativa di speculazione è sempre esistita, è un nome che è diventato di moda oggi per dare quasi in modo anche improprio secondo me, perché vogliono forse staccarlo dalla sua natura fantascientifica, perché alla maggior parte del pubblico se parli di fantascienza scappano, perché pensano subito magari ad Alien o comunque alla fantascienza più appunto più avventurosa, meno pensano a qualcosa di non impegnato, anche perché ci sono una marea di film al cinema tutti gli anni che distruggono la vera fantascienza, film dove ci sono astronavi che distruggono il mondo e basta, un Independence Day faccio per dire, quello era anche carino, ma ce ne sono di peggio, però non sono film che danno valore alla fantascienza, neanche Star Wars secondo me dà valore alla fantascienza. L'action movie come con le astronavi non è fantascienza vera, cioè è un modo, come per tutte le cose c'è il prodotto di basso livello e il prodotto di alto livello, anche nei thriller, anche nell'horror, in qualunque settore, in qualunque genere. Però la percezione che il pubblico ha della fantascienza è questa, e probabilmente questo nome, speculative fiction, è nato dal voler staccare qualcosa che sta andando bene a livello di pubblico dalla sua origine naturale reale, che è la fantascienza. Perché Hunger Games, ok, è uno young adult, però è fantascienza.
ed è poesia, e utilizza idee diciamo dei topoi appunto della narrazione, della fantascienza, che sono perlomeno esistenti almeno da Orwell, ma probabilmente anche prima. Orwell però di sicuro li ha codificati, che è quello appunto del totalitarismo, quello che diciamo prima in sostanza, oppressione, ribellione, e che non ha bisogno di elementi di tecnologia o di spazio esterno. E infatti perché non è necessario avere una tecnologia futuribile per avere fantascienza. Esatto. Normalmente si utilizza il pretesto di ambientare queste storie in futuri presenti, cioè futuri non troppo lontani, tipo 10 anni, o in realtà paralleli, in mondi paralleli. Infatti cioè, l'ucronia accade in questo momento, ma è una realtà completamente differente. Esatto, è un modo per dire le cose possono andare così, ma ci possono andare per davvero. Allora, magari ci vanno fra 10 anni, o magari nel mondo parallelo ci stanno già andando. Però sì, il concetto è quello, ok? Non hai bisogno di staccarti più di tanto dal reale per raccontare. È un termine che non avevo mai sentito fino adesso. Praticamente non è nient'altro che magari una nuova nomenclatura per disegnare un tipo di fantascienza. Sì, che già esiste. La fantascienza ha sempre fatto speculazione, ma la speculative fiction non è necessariamente legata alla fantascienza classica. Gli ultimi esempi di fatto non lo sono, un po' probabilmente lo fanno anche apposta proprio per non spaventare una parte di pubblico. Che se no pensa alle astronavi, dice le astronavi non sono per me. Esatto, ma se tu pensi, io adesso tanto per fare un nome che è noto, Asimov, penso che tutti abbiamo letto il libro di Asimov. Asimov è un esempio di come la space opera, che quindi è per eccellenza la storia con la nave spaziale, lo spazio, la colonizzazione di altre galassie, quindi anche la visione, se vuoi, un po' retro dell'uomo che popola davvero lo spazio, che quindi vede la tecnologia come ancora qualcosa di molto positivo, no? Per autodistruggersi, quel tipo di visione è arrivata dopo l'atomica e con tutta la parte di guerra fredda. In quegli anni lì la fantascienza ha cambiato completamente volto, lì c'erano Dick e compagnia, prima c'erano Asimov e altri, in cui pur criticando certi aspetti, però fondamentalmente cosa che stavo dicendo all'inizio, cioè è un esempio di come la space opera non è un genere vuoto, ok? È significativo. Lui ha sempre, per esempio, messo in relazione l'essere umano con il robot, e non perché il robot spari, cioè non sono action, ok? Sono, anzi, credo che secondo qui tutta la fondazione, che è il ciclo per eccellenza, secondo me, di Asimov, secondo me non parte un colpo di pistola, non vorrei dire un'eresia, ma se ne parte, ne parte uno. Sì, c'è soltanto se c'è una buona ragione narrativa per cui parte, non... Sì, sì. Cioè, è tutto un altro livello, quindi è spesso oggetto di pregiudizio, ecco, per arrivare a dunque. Se voi volete leggere una buona fantascienza, dovete leggere Asimov, ad esempio, e non fermarvi a quello che passa a luci, ecco, voglio dire. Ok, questo è qua, è il messaggio. Prego. Statico dal punto di vista geopolitico, perché quindi usato sempre gli europei, gli sfigati, per esempio il francesismo, e gli africani, però non è detto che le cose vanno sempre così. Un grande stravolgimento delle relazioni, anzi, ecco, da schiera fame dovremmo provare anche noi, come abbiamo provato nei decenni prima del boom economico, eccetera. E poi si guardano quegli atti economici adesso, ci sono alcuni stati là dove cavalcano il loro sviluppo a volte anche al 10%, e quindi come mai hai mantenuto questa condizione di privilegio gli europei risolvono il problema della fame degli africani? Non è così netto, il libro si stacca in due parti, perché nella prima lui, essendo un geologo, essendo che l'estrazione minerale delle terre rare, che sono reali, si fa prettamente tra Africa e Asia, lui si muove in queste realtà concretamente molto povere e problematiche. Per contrasto, lui finisce in una metropoli europea dopo, in cui sì, chiaramente una metropoli come potrebbe essere Berlino, io mi sono basato sulle metropoli, sulle grandi città del nord della Spagna, San Sebastian, comunque quel tipo di città, però di fatto non c'è un discorso di questo tipo dietro, era più un'esigenza narrativa che altro, quella di staccare
la vita di questa persona in due parti sensibilmente diverse, per, quasi per contrasto. Quello che dici tu è sicuramente reale, e se le cose, dato che nella realtà non ci sarà un miracolo che scende dal cielo, come nel mio libro, quindi temo che sarà assolutamente vero quello che dici tu. E io, mi è stato detto che sono stato fin troppo ottimista in questo libro, perché è un modo in cui probabilmente le cose potevano andare davvero, se questa alga realmente fosse stata scoperta, era che non fosse distribuita veramente verso chi ne aveva bisogno, ma la parte ricca del pianeta, dovunque geograficamente sia, non importa, se ne sarebbe tenuta per sé, e tutti gli altri alla fame. Assoluta, questa è la versione forse più, ancora più pessimistica di come le cose potevano andare. Però la prossima volta sarò più cattivo. No, secondo me funziona meglio come l'hai fatto. Che lì avevo un altro obiettivo. Come, scusa? Questo scenario qua l'hai affrontato, perché va bene, c'è la fame nel mondo, arriva l'arca, risolve tutto, come anche di carta, ma i scenari inizia dietro, vabbè, inizia dietro, cioè chi la scopre ha un potere enorme. Sì, 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 vengono. Ma quanto costa? Va a tutti. Sì, sì, c'è tutta una serie di meccaniche che vengono spiegate. È chiaro che non doveva diventare un saggio, quindi ripeto, la storia è vista attraverso gli occhi di un personaggio, altrimenti sarebbe stato A, noioso, e B, appunto, non sarebbe stato un romanzo. Certo. È tutto filtrato attraverso di lui. Lui non può essere onnisciente, di conseguenza non può sapere tutte le verità. Lui va alla ricerca di quello che spera, crede sia la verità. E ovviamente se uno di noi cercasse di sapere tutte le risposte, chiaramente non sarebbe realistico trovarle, no? Quindi lui riceve essenzialmente verità parziali, alcune le intuisce, su altre sicuramente magari è indirizzato male. È sbagliato narrativamente dare ovviamente il 100% delle informazioni, perché sarebbe proprio dare una percezione del libro che è quella dell'autore che vuole dare una risposta, e qui non c'è nessuna risposta proprio, assolutamente. Io lancio forse anche troppe magari domande, troppi spunti su cui interrogarsi. Ma tanto, ma? Nell'epilogo capirete che non è l'ultima uscita in questa ambientazione da parte di Matt Breyer. Beh, diciamo che allora il libro è concluso, perché deve concludersi la storia, il personaggio ha una conclusione, la sua vicenda, altrimenti sarebbe frustrante anche oltre per chi legge, anche per me. Ma sì, ho lasciato una porta aperta, perché non perché voglia scrivere un sequel, che al momento non è assolutamente previsto, però sì, era talmente aperto questo mondo a tante possibilità come quelle che appunto avete sollevato, che non ha senso mettere una parola fine. Quindi mi sono tenuto aperto un cancelletto per cui magari potrebbe tornare fuori, perché ci sarebbe altro da poter dire magari su questo. Perché nell'epilogo le persone, quelle che vorrebbero controllare, vorrebbero avere a disposizione in modo da fare i loro interessi, sì, sono, vengono mostrate, diciamo. In un qualche modo una parte, no? Cioè, non una tutto, parte, una si, parte si palesa una parte di queste persone, quindi, e da lì si potrà aprire un'altra storia, giustamente, che può portare in altre direzioni. Però non so se la scriverò, adesso mi mette anche un po' l'ansia. No. Ora mi sento. E secondo me l'espediente narrativo riuscirà a funzionare solamente in questa situazione in cui la fame nel mondo è risolta, perché è lì che si apre l'altro problema, il fatto che nonostante noi non abbiamo più bisogno di niente, ok? La fame nel mondo non c'è più, viviamo di più, curiamo le malattie, non c'è più bisogno di niente, eppure perché c'è lo stesso gente che si fa la guerra sotto, eccetera. Questa è una cosa molto importante che non avrebbe, secondo me, poi dopo io non sono l'autore, però non, avrebbe faticato a uscire se lo scenario fosse stato diverso, gente che se la voleva tenere, guerra per le risorse. Sarebbe stata l'ennesima storia di guerra per le risorse, ricchi contro poveri, forse sarebbe stato un po' meno interessante. Diciamo che è tutto frutto di interpretazione. Io, a me interessava comunque soprattutto raccontare la storia di una persona, perché il romanzo è così, cioè non è che puoi, altrimenti scrivere un saggio. Si presta a pensare alle guerre per le risorse. Stato i secoli del carbone gestiti dall'Inghilterra, e decenni del petrolio gestiti dagli Stati Uniti, adesso si fa verso la gestione delle terre rare che sono in mani cinesi, hanno una visione geopolitica e storica, c'è questa visione.
due sensi per il titolo. Una è quello materiale, cioè le terre rare sono effettivamente il minerale che Alan cerca all'inizio del romanzo quando lo troviamo in Africa. All'inizio è lui a cercare queste rarità preziose per la tecnologia e tutto quello che ci fa. Le terre rare sono un minerale fondamentale per i microchip, tanto per darvi un'indicazione. Quindi se non ci fossero non avremmo la tecnologia che abbiamo oggi, smartphone e tutto. Nella seconda parte del libro, lo possiamo dire, tanto è venuto fuori nella spiegazione prima. All'autore sei tu, puoi dire tutto quello che... No, ma è una cosa che abbiamo già sottolineato. Lui, attraverso questo potere, diventa la terra rara perché diventa braccato. Come lui prima braccava questi minerali per un certo tipo di interessi, lui si ritrova a essere la terra rara che qualcun altro vuole. Quindi questa è la parte allegorica, se vuoi, del titolo. C'è una riflessione su questo, in sostanza, dietro. Perché lui è recettivo. Lui è chi viene, sì, dopo. I pezzetti si mettono insieme quando si conosce bene la trama. Ha parlato molto di utopia, volevo semplificare molto l'utopia, dicendo il positivismo, la possibilità di creare qualcosa di buono, dove c'è un po' di distopia. Secondo te è possibile adesso scrivere un'utopia o siamo condannati quasi a migrare verso una distopia considerato tutta la storia del 200? La quantità di utopie in confronto alle distopie nella letteratura o cinema o TV, come puoi vedere, ti dà già una risposta. Io stesso avevo questo desiderio di raccontare di un mondo in cui le cose andavano meglio, ma raccontandolo è stato palese che l'utopia non è raggiungibile. Quindi nel momento in cui appunto mi sono trovato a descrivere una situazione idilliaca, dovevo per forza, cioè mi rendevo conto che avevo scollinato. E dopo, se giri la medaglia, dall'altra parte cosa c'è? L'antiutopia o distopia, che si voglia. Quindi in realtà no, è una mente irraggiungibile, non può esistere. Probabilmente sì, forse è legata a una mentalità veramente passata, in cui anche tutta la scienza, cioè penso all'epoca di Jules Verne, in cui la scienza era veramente qualcosa di estremamente avventuroso, fantastico e positivo. C'erano questi eroi che erano scienziati, facevano missioni incredibili. Oggi le definiamo ingenue queste cose, no? Nonostante letterariamente siano importanti. Un po' come William Morris. Giusto, adesso quello non l'ho letto, ma mi ricordo il discorso che facevamo alla presentazione. Adesso sarebbe un po' il proponibile. È un fuori dai suoi tempi, diciamo così. Molto legato sia all'epoca vittoriana, tutto quello che è la fiducia della situazione. Esatto. La vera domanda che magari possiamo farci è: fra altri 100 anni che succede? Cioè dove possiamo, come facciamo ad andare oltre anche la distopia? Non lo so. È forse una domanda di come facciamo a tornare alla distopia nel futuro? Sì, magari ricomincia il giro, speriamo. Quindi ancora una metafora sottesa, il romanzo sta nel fatto che non si può mai auspicare il meglio per l'umanità perché in caso si è raggiungibile. C'è sempre un qualcosa, poi diciamo, l'aspetto globale, circostanze che portano un po' a desiderare tornare in che sono quasi. No, guarda. Tu hai dipinto uno scenario idilliaco, no? In pratica l'azzeramento delle disparità, l'annullamento dell'iniquità nel mondo, e poi ti rendi conto che anche in quel contesto l'essere umano, e poi in effetti lui, il motore, diciamo, principe, no? Il pensiero dell'universo, anche lì riesce a trovare il modo per creare gli scompensi. Sì, la negatività e la positività. Non c'è una morale, però è sicuramente, come dicevo prima, una visione pessimista dell'umanità, perché è un po'. Ti dice che non è tutto oro quel che luccica, e che se c'è un'apparenza di positività, sotto c'è sempre qualche bieco interesse che vuole che tu pensi a quella positività, ma sotto sotto fai comodo a qualcuno. E che qualcuno può toglierti quello che... Veramente finisce tutto bene, secondo te è impossibile? No, io non ce la farei, non so, probabilmente è possibile, però io... Sarei stato tentato, ma... No, assolutamente. Non sono mai stato tentato da questo. Secondo me, senza... È il lato oscuro quello. Senza svelare il finale, secondo me, c'è però una risposta limitatamente al protagonista.
non c'è una risposta per il mondo, no, chiaro, ma c'è una risposta per il protagonista, perché ma il protagonista perché, trova una soluzione. Ma perché ognuno, esatto, cioè lui è un uomo e sta cercando di fare quello che ha, quello che può con i mezzi che ha. E quindi lui trova una soluzione, lui ha una risposta per sé, cioè lui decide da che parte stare. Ma questo non è più valido, è una risposta al meccanismo, perché io non ce l'ho, non ce l'ha nessuno, non è intenzione, non dovrebbe essere nelle intenzioni di un romanziere fare questo tipo di cose. Scrivi un saggio se vuoi dare la tua idea del mondo e proporre una soluzione. La narrativa non lo deve fare. Suona pretenzioso dopo, non crede a quello che legge proprio. È quasi una regola. Anche se è accaduto nel passato. Sì, sì, può essere accaduto. Quando scrisse l'utopia non si riferiva esattamente a quello, è il tabù stinte. Però in fondamentalmente fino a certa epoca, come si accennava, c'erano radici diverse, ma io ti sto parlando del Novecento ovviamente e dell'epoca attuale. Se andiamo indietro, sì, c'era un background storico che ti consentiva di pensarlo. Quindi tu come scrittore vedi che praticamente è proprio quest'epoca che rende quasi impossibile. Cioè ti dici no, non siamo proprio nelle condizioni sociali, politiche per pensare. Di fare dei lieti fini? Non lo so, ci devo pensare, ma non credo che sia facile. Non in questo genere di narrativo comunque, ecco, magari se scrivi dell'altro forse sì, però credo che in questo no, non sia realistico. Sto pensando che la prossima cosa che uscirà, cioè pubblicherò un racconto fra qualche mese online per una raccolta di un'antologia, come si dice, una serie insomma di ebook curata da un editore. È dedicato proprio a questo filone di fantascienza sociale. E in questo racconto è ambientato a Milano, in questo caso l'ambientazione ben definita, Milano italiana, una Milano di tra 10-15 anni più o meno, però abbastanza alternativa come realtà, perché non credo che si possa arrivare tanto fra 15 anni, quindi sarà leggermente come se fosse una realtà alternativa. E anche lì non ci sono andato leggero a livello di negatività, quindi era per risponderti indirettamente, cioè non credo che riesca a scrivere cose positive. L'entropia è inarrestabile. Esatto. Ma verso il degrado. L'entropia è ancora qualcosa di forse di casuale, no? È un meccanismo cosmico. Il peggio è quando sono le persone a farlo andare peggio, no? A farlo andare male, volontariamente intendo, a costruirci dietro qualcosa di bieco. No? Sì, sì. E che secondo me adesso l'umanità è nella condizione di rendersi conto di quali sono le conseguenze delle proprie azioni. Ci sono, tipo mentre parlavate, se posso aggiungere qualcosa. No, vai, assolutamente. Che, il caso di Yellowstone. Pratica Yellowstone, il parco di Yellowstone negli Stati Uniti. Praticamente si comincia all'inizio del Novecento, quando si rendono conto che la popolazione di, non mi ricordo più se è caribù o comunque di alcuni erbivori, stava aumentando troppo e metteva a repentaglio altre specie. Allora cosa fanno? Introducono i lupi per cacciare i caribù, così a posto, no? Peccato che i caribù non erano abbastanza dotati per sfuggire ai lupi, e i lupi cominciano ad ammazzarli tutti e rischiano di estinguersi i caribù di Yellowstone. Da quell'esperienza lì, poi dopo è cominciata la filosofia dell'impatto ambientale, cioè io faccio qualcosa per salvare il pianeta, ok, faccio qualcosa che io considero buono per l'ambiente, però devo rendermi conto di qual è la conseguenza che porta, e da qua il fatto che installo il pannello solare, ma quanta anidride carbonica emetto per installare il pannello solare? Quanto è servito per fabbricarlo? Siamo in un periodo in cui sappiamo che l'azione puramente buona non esiste. Se prima la scienza sembrava forse qualcosa che poteva portare solo vantaggi, ad oggi noi sappiamo che tutto ciò che facciamo ha conseguenze che possono anche essere nefaste e non necessariamente positive. Cioè, quindi l'auto elettrica, ad esempio, l'auto elettrica salverà il mondo, o dopo le batterie come le smaltisci? E secondo me questo pensiero influenza molto l'ethos attuale, no? Lo spirito dei nostri tempi, insomma. Il fatto che non possiamo più credere che qualcosa. Cosa c'è dietro? Se tu mi dici, questa cosa qua ci salverà dal riscaldamento globale. Sì, cosa c'è dietro? Dai, dimmelo.
ci sono in Canada Bill Gates sta fregatura, insomma. Sì, in Canada Bill Gates sta finanziando un progetto per estrarre dall'atmosfera anidride carbonica e trasformarla in biometano, ok? Tu dici, cavolo, abbiamo risolto il riscaldamento globale, cioè assorbiamo l'anidride carbonica e facciamo carburanti. Dopo ero posto su LinkedIn, su social network, vado sotto e tutti trovavano la fregatura. Ma quanto tempo ci mette per ripagarsi? Perché io per costruirla emetto anidride carbonica, quindi quanti anni devo farla andare per fare sì che vada in pari e poi dopo cominciamo a guadagnarci? L'altro dice, sì, facciamo un carburante che così lo mettiamo nelle macchine e inquiniamo ancora di più, allora che mi serve? C'era proprio l'effetto fregatura sotto, la gente ragiona in questa maniera al giorno d'oggi. Sì, di soluzioni inventive, diciamo, fantasiose per risolvere il problema del surriscaldamento della CO2, ne ho lette anche parecchie. Tipo dei mega, una cosa allucinante, avevo letto di questi mega, dei mega freezer, chiamiamoli, cioè, sì, delle macchine per congelare, enormi per produrre iceberg. Sì. Cioè, però come le alimenti queste macchine? Sì. Quante ne devi mettere? Fai giro del pianeta. Sì. E l'umanità appunto è a un livello di maturità che riesce a rendersi conto, a fare questo ragionamento e lo fa. Non fa più dire un giorno arriveremo, conquisteremo la galassia. Beh, Elon Musk. Ah, ok. Beh, lui è quello che dice: fra 5 anni siamo sulla Luna, 10 su Marte. Ecco, sì, io spero, però. Spero, io non fido veramente, ma non ci credo. Elon Musk è stato nominare Tesla in antropocene. Questo è il primo riconoscimento della capacità di un essere vivente di modificare l'ambiente in cui vive in maniera permanente. Esatto. Quindi in realtà noi già da poco ci siamo resi conto delle nostre capacità, in positivo nei confronti dell'ambiente circostante. Il problema diventa etico, non è tanto tecnologico, immagino che lo sarebbe anche più il problema, no? È chiaro che qualsiasi invenzione, qualsiasi scoperta ha due implicazioni, quella pratica, quella pragmatica e quella scientifica, ma quella etica, cioè nominando la bomba atomica prima. È chiaro che tutti quanti sapevano dove sarebbe andata a finire la faccenda. Lì effettivamente magari una cosa, ci sono cose più subdole dell'energia nucleare sicuramente, che possono essere più ambigue, quindi dipendono molto dall'uso che ne fai tu, perché davvero potrebbero essere positive o davvero negative, però come manipolazione genetica, tanto per dirne una. Ok, magari in cellule staminali, okay, possono risolvere qualsiasi cosa che dall'uso che ne fai. Cioè, anche la cosa più ingenua, i primi allevamenti di animali, forse all'inizio del Novecento, quello possiamo finché. No, ma anche come Facebook. Anche Facebook, il Blue Whale, che accennavamo prima, è un modo per usarlo in modo distruttivo, a dir poco, no? È un modo più utile è pubblicizzare questa presentazione, ad esempio, come ha fatto la Panizzi. No, beh, battuta a parte, cioè. Insomma, salutare con un pessimismo cosmico. Sì, io la presentazione. Io alla scorsa presentazione ho detto testuali parole, le ripeterò. In alcuni punti di questo libro c'è il mio pessimismo cosmico in azione, proprio sì, senza ritegno. Però stiamo guardando totalmente la barriera verde per frenare la desertificazione in Africa. Quindi gli israeliani stronzi sui territori, ma dei geni sull'agricoltura, riescono a rendere fertili i deserti. Forse è un'eredità, magari, degli strumenti per reagire al tuo pessimismo. Io me lo auguro. Io credo che nell'intelletto ci sia, da qualche parte c'è una soluzione. Magari non ci estingueremo, dovremo solo cambiare mentalità, però bisogna fare lo scatto. Verso esattamente cosa, ancora non credo che questa, insomma, ancora per un tot di anni secondo me non si vedrà il risultato pratico di questa cosa qui. Non so dire neanche se le nuove generazioni sono un po' più furbe rispetto a quelle che magari alla mia o quelle precedenti da questo punto di vista. Però non lo so. Però ci tengo a ribadirlo.
nonostante non ci sia la soluzione a livello di ambientazione per tutta l'umanità, no, può esserci sbagliato. Il finale, secondo me, per il protagonista c'è una risposta. Insomma. Sì, sì, il protagonista alla fine decide, quindi, sa cosa vuole fare, perché la vita è sua. Ognuno di voi sa cosa fare della propria vita, anche se non avete le risposte anche se non potete risolvere l'umanità. Okay. Quello è una differenza importante che c'è nel libro, insomma, tra le due sfere. Perché... Quindi il finale è narcisistico, praticamente, questo ti ricollega al nome del padre dell'altro, no? No, niente narcisismo. E poi è proprio un'autocelebrazione del protagonista che dice: io comunque so quello che devo fare. Il mondo non c'è niente. Valora. Anzi, fidati, quando arriverà al finale capirai che non c'è nulla di narcisistico in lui. No. Ti dico, la vive male. Quindi no. Si adatta, diciamo. Però prendi decisioni sì, come tutti. Ma perché le dobbiamo prendere? Dobbiamo prenderne, sì. Sì. Va bene. Ah, io sto alla vostra mercé, quindi. Se volete potete andare in pace o... La chiudiamo che così puoi passare a vendere i libri? No, io non vendo. No, ma vi ringrazio tantissimo per essere venuti e ringrazio la biblioteca che è già la seconda volta che mi ospita in alcuni anni. E è bello, insomma, che sia stata la partecipazione. Di solito le presentazioni sono sempre un terno all'otto perché fai due o tre persone e sei già... già successo, oggi c'era, quindi fa un piacere. Quindi grazie mille.